Il Friuli Venezia Giulia quest'anno è la regione scelta per questo importante evento del NIAF, ormai un appuntamento annuale qui a Washington. Presidente, quanta soddisfazione c'è nel riuscire a portare le sue eccellenze direttamente qui negli Stati Uniti e quindi contribuire a far apprezzare il Made in Italy nel mondo? Beh, devo dire che NIAF ha fatto un lavoro straordinario, non soltanto per l'evento di gala, ma tutto l'anno di collaborazioni ci ha permesso di far conoscere in diverse città degli Stati Uniti quello che è il Friuli Venezia Giulia, una regione del nord-est al confine con Austria e Slovenia che può offrire una quantità di eccellenze enogastronomiche, di eccellenze turistiche, avendo le Alpi e il mare nella nostra regione a pochi chilometri di distanza, ma anche di capacità di innovazione, di start-up, di ricerca importante. Beh, penso che tutto questo, grazie al NIAF, l'abbiamo potuto raccontare e continueremo a poterlo raccontare negli Stati Uniti, che ovviamente è un territorio di riferimento per l'Italia e per l'Europa tutta. Stasera attesissima la cena di gala, cosa ha portato per veramente esaltare l'immagine della sua regione? Devo dire che in questa giornata abbiamo fatto la cena di gala, ma anche la presenza a Villa Firenze e la cena al Caffè Milano, dove abbiamo portato ad esempio dal Frico ai vini friulani. I vini bianchi friulani sono tra i migliori al mondo, abbiamo una delle produzioni di più alta qualità a livello globale. Abbiamo apportato i charsons, che sono una sorta di ravioli però molto particolari, insomma, quindi anche quelle particolarità che non si assaggiano normalmente.